Ora passiamo al calcio perché si è da poco conclusa la conferenza stampa del Pescara. Allora siamo in grado di collegarci in diretta con il nostro Enrico Giancarli. Buongiorno Enrico, dici tutto. Ciao Marina, buon pomeriggio, ben trovati in diretta al TG8 per raccontarvi la conferenza stampa della Tecnica Auteri che è terminata poco fa alle KK Hotel. La squadra sta bene, tutti a disposizione, convocato anche il nuovo arrivato, il portiere Iacobucci, non faranno parte della lista per scelta tecnica Valdifiori e Sanogo. Andiamo ad ascoltare i passi salienti della conferenza stampa del tecnico biancazzurro. Mercoledì avete scelto di tenere fuori Dursi e Galano perché Dursi ancora non aveva recuperato pienamente e Galano era un po' affaticato. Le volevo chiedere come stanno questi due attaccanti e nel caso se Dursi lo ritiene più opportuno dall'inizio oppure a partire in corso. Grazie. Intanto stanno tutti bene, quindi anche Dursi e Galano hanno recuperato. Galano sarebbe stato rischioso fargli fare 2 partite in 3 giorni, avrebbe rischiato di farsi male, francamente non era il caso. Dursi ha recuperato bene, quindi sono pienamente disponibili. Il resto del gruppo sta bene, non c'è nessuno che, a parte vabbè, Di Gennaro e Chiarella che sappiamo, per cui sono tutti convocati, a parte Sanogo e Valdifiori. Ah, Valdifiori ha Sì. un problema fisico? No, nessun problema, siamo tanti e quindi è così. Sì, Iacobucci fa parte della lista dei convocati, è arrivato da 2 giorni con noi, un portiere che abbiamo scelto, è un ragazzo che tra l'altro io ho già allenato a Latina e che conosco bene. Chiaramente aveva lavorato a parte, per cui gli dobbiamo dare il giusto tempo, ma nel frattempo sono sereno perché abbiamo un ragazzo di qualità come Sorrentino che ha già fatto delle esperienze importanti e che è pronto. E la partita di Cesena è un nodo, come un nodo importante, lo è ancora di più per noi perché noi purtroppo quelle 2 partite un po' hanno condizionato, quelle con Modena e Reggiana in casa, hanno un po' condizionato il nostro cammino, per cui dobbiamo fare punti, punti che sono importanti, non è una partita decisiva perché però è un crocevia importante, ci dirà la strada che dobbiamo prendere. Sappiamo che dobbiamo fare il risultato passa dalla prestazione che faremo e faremo una prestazione importante, sono convinto. Mi sta venendo a chiederle quella cosa che avevo detto su Dursi e non mi ha risposto se lo ritiene più utile a partita in corso oppure No, dall'inizio. ma Dursi è un giocatore che sta bene, perché è un giocatore che a causa Covid si è fermato un po' di tempo, una quindicina di giorni, ma lui è un atleta consolidato, per chi come me, insomma, lo vede quotidianamente, è bastato 7-8 giorni per rimettersi a posto. Dursi sta bene, quindi è un giocatore che può essere impiegato subito, dopo, questo dipenderà dalle scelte che faremo, ma sta bene. Perfetto, e ritornerà al centrocampo a tre, lo possiamo dire come una scelta dopo le ultime due di campionato, sia Ma Iacobucci. questo è molto probabile, io devo sempre fare, diciamo, la conta del rendimento che offrono in questo momento i ragazzi, no? Soprattutto in alcuni ruoli. Stiamo bene in mezzo al campo, per cui è molto probabile. Faccio l'ultima ancora da parte mia. Davanti nell'ultimo periodo ha dato molto spazio con ottimi risultati a Ferrari, sta diventando un po' indispensabile come punta di riferimento centrale, anche magari con due attaccanti rapidi come Dursi e Galano rapidi. Ma Ferrari è un giocatore che ha grandi qualità, è un giocatore chirurgico in area di rigore. Ho aspettato a metterlo dentro perché il suo percorso di lavoro, anche negli anni passati, dal punto di vista fisico, era un po', diciamo così, in difetto. Adesso sta lavorando bene, è cresciuto tanto dal punto di vista fisico. Certo che sì, è un giocatore che si completa, però poi domani sera andremo a giocare una partita in cui oltre ai giocatori rapidi è importante anche la presenza in area di rigore, ma come sempre farò delle scelte all'ultimo momento in funzione della gara, però in questo gruppo ci sono attaccanti con caratteristiche diverse che possono coesistere bene. Faccio l'ultimo io sulla difesa, mister, perché si dice di questo ballottaggio tra Ingrosso e Veroli. In una partita così importante lei cerca più esperienza oppure può giocare Veroli dal primo minuto? Guardi, Veroli o Veroli, come lo chiamo io, è un ragazzo che è pronto a prendersi le proprie responsabilità, ma sa perché? Perché viene da un percorso di lavoro importante, perché è un giocatore
a differenza, a discapito dell'età, che è un giocatore anche molto equilibrato e ponderato dal punto di vista della struttura mentale, quindi è un giocatore pronto. Poi partita, questa, un'altra, cambia poco, è un giocatore pronto. Non ci può dire che è in vantaggio tra lui e Ingrosso? Vantaggio, allora vuole che le dico la formazione, no, vantaggio. Partono tutti al 50%, ma non solo loro due. Queste, Marina, dunque le parole del tecnico Auteri. Se non ci sono domande ti restituisco la linea, a te.